Buonasera, benvenute e benvenuti al TG6. Il sindaco di Lucoli, Walter Chiappini, ha firmato un'ordinanza per istituire la zona rossa nella frazione di Casamaina, dove nei giorni scorsi erano emersi 12 casi di positività al nuovo coronavirus. Benché i contagi riguardassero i membri di un unico nucleo familiare, il primo cittadino del comune in provincia dell'Aquila aveva deciso di effettuare i tamponi su tutta quanta la popolazione residente nella frazione e di estenderli poi a tappeto in tutto il comune. Nella serata di ieri è arrivato la decisione sulla zona rossa che rimarrà in vigore dalla mezzanotte del 28 agosto fino alla mezzanotte del 1 settembre. Il punto nel servizio di Alfredo Primante. Una scelta precauzionale concordata con la Regione Abruzzo e la ASL. Il sindaco di Lucoli, Walter Chiappini, a seguito dell'emergenza sanitaria venutasi a creare nel territorio comunale con un incremento di contagi, ha firmato un'ordinanza con cui è stata istituita una zona rossa nella frazione di Casamaina, a decorrere dalla mezzanotte di oggi e fino alla mezzanotte del 1 settembre. È la prima zona rossa istituita dopo la fine del lockdown nella piena fase di emergenza Covid. Nel comune ci sono due focolai, uno nella frazione di Casamaina, dove i positivi sono 10, di cui uno in ospedale, e l'altro nella frazione di Casavecchia, dove ce ne sono due, uno in ospedale e uno in isolamento domiciliare con un primo tampone negativo. Poi ci sono altre 40 persone in quarantena. Tra le misure previste dall'ordinanza del sindaco, il divieto di allontanamento dal territorio della frazione da parte di tutti gli individui presenti e il divieto di accesso. È comunque consentito il rientro a domicilio o nella residenza all'interno della frazione, per chi al momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza si fosse trovato fuori dall'area stessa. È da dire che in questa frazione ci sono circa 120 residenti, ma in questo periodo, nel periodo di agosto, abbiamo raggiunto i numeri pari a 500, 600, 700 persone, perché è un paese abbastanza turistico. Sono sospese le attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali di pubblica utilità e tutte le attività produttive e commerciali, ad esclusione dei negozi di generi alimentari di prima necessità. Lungi da me da essere il sindaco, il piccolo sindaco che vuole salire agli onori della cronaca nazionale, per l'amor di Dio. Qui c'è una concertazione con la ASL Avezzano L'Aquila sul Mona e con la regione Abruzzo, che in virtù di questa situazione che si è creata, forse c'è sicuramente bisogno di una restrizione. Il primo cittadino spiega di essere preoccupato ma fiducioso perché la situazione è sotto controllo. Piace pensare positivo, avrò un esito negativo di questi 146 tamponi, l'ordinanza che ho fatta per 5 giorni scadrà martedì, ma è un'ordinanza, continuo a ripetere, preventiva e di tutela della salute, ma continuo a sottolineare che la situazione è ben monitorata. Abbiamo pensato di monitorarla ancora di più sotto questo aspetto. Siamo stati dentro 3 mesi, si può dire, possibile non riuscire a stare dentro 5 giorni? Nel frattempo il bollettino dell'emergenza coronavirus parla di un aumento odierno di 20 unità di casi positivi. Su base settimanale siamo a un più 121 in tutto Abruzzo. L'età dei nuovi pazienti Covid è compresa fra 8 e 71 anni. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, 39 più 2 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale, di cui uno in terapia intensiva, mentre gli altri 343, numero invariato rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte dell'ASL. Non ci sono per fortuna nuovi deceduti, il numero resta fermo a 472. Proseguiamo con la cronaca che ci porta in Molise. Tampona un TIR mentre alla guida di un'auto rubata in Abruzzo resta gravemente ferito. Protagonista della vicenda un 23enne di Cerignola in provincia di Foggia, trasferito all'ospedale di San Giovanni Rotondo dopo le prime cure ricevute all'ospedale di Termoli. Il giovane, dopo aver rubato un'utilitaria a Pineto, ha tamponato il TIR intorno alle 6:30 sulla corsia sud dell'A14 a Termoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Autostradale di Vasto Sud e il 118 molisano. Il giovane, noto alle forze dell'ordine, è ora in condizioni molto gravi. Nel frattempo la Polizia di Vasto Sud ha recuperato la vettura rubata, provvedendo a restituirla al proprietario. Andiamo avanti, sempre con la cronaca. Sono scattate all'alba di oggi le ordinanze di custodia cautelare per le persone ritenute responsabili della rapina ai danni della sala slot La Perla di Colonnella. Vediamo il servizio.
Sono finiti in carcere e dagli arresti domiciliari quattro soggetti ritenuti responsabili della rapina ai danni della sala slot La Perla di Colonnella avvenuta il 23 gennaio scorso. A seguito di complesse indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Teramo e svolte dai carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale Teramano e dalla Compagnia Carabinieri di Alba Adriatica, alle prime luci dell'alba di oggi i carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, coadiuvati da quelli dei comandi provinciali di Ascoli, Piceno e Lecce, hanno dato esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Teramo su richiesta della Procura. La sera del 23 gennaio di quest'anno, pochi minuti dopo la mezzanotte, un uomo e una donna fecero irruzione travisati e armati rispettivamente di pistola e di una grossa ascia all'interno della sala slot La Perla. Minacciata l'impiegata, i due riuscirono a farsi consegnare dalle casse del locale circa 26.000 euro per poi dileguarsi. Attimi di panico anche per una avventrice del locale minacciata dai due affinché si disfacesse del proprio cellulare. Le indagini, rese particolarmente complesse dalla capacità di delinquere degli arrestati, hanno avuto la svolta nel corso di un'altra attività investigativa, quella condotta dai carabinieri in relazione al conflitto a fuoco avvenuto il 30 gennaio 2020 a Colonnella, all'interno del quale l'albanese Xisha Regent esplose diversi colpi di pistola all'indirizzo di una pattuglia del radiomobile di Alba Adriatica, prima di darsi a una disperata fuga, conclusasi a Brindisi con il suo arresto. Proprio allo stesso albanese ed a due complici sono state infatti attribuite delle responsabilità per la rapina della sala slot La Perla. Si tratta del cittadino albanese, di una donna di 43 anni e di un 37enne, tutti pregiudicati, ritenuti esecutori materiali della rapina, e di un 69enne che avrebbe aiutato i tre a deludere le indagini ospitandoli nella sua abitazione in provincia di Ascoli Piceno. La politica, la campagna elettorale a Chieti complica a dir poco i rapporti nel centrodestra in regione. Il coordinatore della Lega Abruzzo, infatti, Luigi Deramo, attacca l'assessore regionale Mauro Febbo, il dirigente Giancarlo Zappacosta, i quali a loro volta avevano criticato l'operato degli assessori regionali del Carroccio. Deramo si scaglia contro i ribelli forzisti e dice: se le cose non vanno bene, Febbo e Zappacosta si dimettano. Ovviamente il casus belli riguarda tutte le amministrative di Chieti, dove la Lega sostiene il proprio candidato Fabrizio Di Stefano, mentre l'assessore Febbo e i ribelli forzisti sostengono Bruno Di Iorio. Facciamo il punto nel servizio. Città calda in termini politici anche quella di Chieti. Lei ultimamente si è espresso proprio contro Mauro Febbo, addirittura volendo le sue dimissioni, prima l'autosospensione, adesso delle dichiarazioni anche da parte di Zappacosta. Io non mi esprimo mai contro nessuno, è Forza Italia che ha un atteggiamento di rottura nei confronti della coalizione che storicamente ci ha rappresentato negli ultimi 20 anni, quindi è una domanda che andrebbe fatta a Forza Italia e a Mauro Febbo. Noi della coerenza abbiamo sempre fatto un valore e una bandiera di riferimento, prendiamo atto che Forza Italia ha tradito il patto di coalizione, anche nel caso specifico di Avezzano è un atteggiamento incomprensibile e quindi non posso che richiamare al voto utile, perché credo che il centrodestra debba vincere queste elezioni per battere le sinistre, e il voto utile sta nel fatto che bisogna far comprendere agli elettori che ogni voto dato all'Attaccone o a Forza Italia è un voto dato a Di Pangrazio e a Babbo, quindi il voto utile è l'unico voto utile per cambiare la storia di questa città. È il voto sulla coalizione di centrodestra. E a proposito delle amministrative, prosegue la campagna elettorale a Chieti con il candidato sindaco Fabrizio Di Stefano, che rimarca il grande lavoro portato avanti nell'amministrazione uscente di consiglieri e assessori della Lega, che appunto attualmente sono in maggioranza nel Consiglio Comunale Teatino. Il servizio è di Paolo Renzetti. Stefano, oggi in conferenza stampa si parla del rendiconto di assessori e consiglieri della Lega, qual è la situazione? Beh sì, noi abbiamo avuto tutta una serie di presentazioni dei candidati nuovi che per la prima volta affrontano queste elezioni in quota Lega. Oggi, appena entrati nel vivo della campagna elettorale, invece facciamo il rendiconto di quelli che i consiglieri e gli assessori della Lega hanno prodotto in questi anni, e credo che sia un rendiconto lusinghiero di cui io personalmente vado fiero, perché è un lavoro che ci ritroveremo anche nella nuova legislatura, soprattutto per quanto concerne le
grandi opere pubbliche, mi riferisco in particolar modo al rifacimento di Piazza San Giustino, al raddoppio del terminal del parcheggio del Gran Sasso e tanto altro ancora. E così come per quanto riguarda gli altri settori, in particolar modo penso alle politiche sociali, alle politiche di ambiente e dell'ecologia, quando soprattutto nel momento del lockdown si è garantita l'assistenza attraverso Chiedi Solidale e il servizio di accolta attraverso appunto il stato competente nel momento in cui c'era una grande emergenza, quella del coronavirus. Di questo tutti ne hanno parlato come efficienza e capacità di dare risposte, così come efficienza e capacità di risposte si sono verificati anche per quelle iniziative. Penso a quelle in particolar modo per il mondo degli animali che sono stato messo in piedi dal consigliere Di Paolo e dall'assessore Bevilacqua riguardante la programmazione di un cimitero di animali d'affezione e tutta una serie di interventi per la politica degli amici dell'uomo che a Chiedi in particolar modo sono particolarmente amati. Voltiamo pagina dall'Istituto Mecenate di Pescara. Quest'oggi nel TG6 delle 14 abbiamo parlato di scuola, la cui apertura potrebbe slittare a dopo le elezioni, e anche le scuole paritarie si stanno preparando al ritorno sui banchi. Ecco allora un estratto della diretta di oggi nel servizio, prego. Ci si avvicina all'avvio dell'anno scolastico, insomma ci sono degli obblighi di legge per quanto riguarda questa emergenza sanitaria, questi protocolli, e come tutte le scuole del paese state lavorando per farvi trovare pronti il 14 settembre? Sì, diciamo che la normativa attualmente è in divenire, quindi le scuole ci stiamo attrezzando per poter organizzare gli spazi e la sicurezza dei nostri ragazzi. E ad oggi l'Istituto Mecenate ha organizzato già sostanzialmente tutte le attività e quindi è pronta per partire. Io dico, potremmo dire banalmente, l'Istituto Mecenate è già pronto perché gli spazi sono adeguati, abbiamo già individuato tutte le procedure affinché si possa avere una sanificazione semplice e immediata subito dopo le attività scolastiche. Abbiamo predisposto, come vedete, anche dei dispositivi di protezione utili, insomma, a garantire un certo distanziamento, quindi i nostri professori stanno lavorando già affinché si possa, nel caso in cui ci dovesse essere un lockdown, si possa comunque lavorare bene. Quindi mentre le scuole statali in questo momento ancora sono alla ricerca di spazi o di nuove strutture o dei banchi singoli, piuttosto, per quanto ci riguarda, noi siamo pronti. Professore, questa emergenza sanitaria ovviamente fa sì che il prossimo ormai imminente anno scolastico sia un anno scolastico diverso da tutti gli altri, sarà un anno scolastico particolare, tra l'altro si riprende dopo diversi mesi di chiusura dal marzo scorso. Insomma, cosa vi aspettate, qual è il vostro auspicio, la vostra speranza? Beh, il nostro auspicio è chiaramente che le lezioni possano riprendere regolarmente e che l'anno scolastico si conduca serenamente senza difficoltà particolari, e questo credo sia l'auspicio di tutte le scuole d'Italia. E questo non significa che non dobbiamo essere pronti con altre attività o con altre opzioni che possono favorire comunque lo svolgimento delle attività. Noi ci siamo comunque dotati di una piattaforma per una formazione asincrona e sincrona. Ricordo che noi 3 giorni dopo il lockdown abbiamo avviato tutte le attività con la DAD senza alcuna difficoltà. E il 14 settembre potenzialmente non è una data a ridosso, nel senso che sapevamo già da mesi che il 14 settembre sarebbe cominciata la scuola, non a caso siamo pronti. Il problema è che spesso le scuole di Stato hanno delle lentezze burocratiche che non permettono di raggiungere gli obiettivi facilmente, quindi sì, il 14 non dovrebbe essere presto, però non credo che le scuole siano pronte, perché stanno ancora cercando degli spazi, non sono arrivati i banchi singoli, alcune strumentazioni non sono ancora adeguate, quindi probabilmente per loro è presto, se mi permetto una battuta, è come quando in montagna nevica il 31 dicembre e dicono non ce l'aspettavamo. Beh, è difficile non aspettarsi il 31 dicembre cominci la scuola. Ora il lockdown è cominciato a marzo, sono passati 6 mesi, dico, con una buona programmazione verosimilmente il 14 si poteva cominciare senza problemi.
E a proposito di scuola, sono tre i positivi ai test sierologici volontari cui si stanno sottoponendo docenti e personale della scuola in provincia dell'Aquila. I positivi ora saranno sottoposti, come da prassi, al tampone. I test sono cominciati l'altro ieri e, secondo quanto si è appreso da fonti della ASL provinciale, finora hanno riguardato una cinquantina di persone. Sempre secondo quanto si è appreso, ci sarebbero alcuni medici di famiglia a cui è demandato il compito di eseguire i test, che si rifiutano di effettuarli. Andiamo ora a Teramo. Consegnati i lavori alla ditta Paride per la realizzazione degli impianti di videosorveglianza. Saranno, come più volte annunciato, 48 le telecamere da installare. I lavori inizieranno nei primi giorni di settembre. Intanto c'è a disposizione 1 milione di euro per il rifacimento asfalti. Avevamo messo già su il piano asfalti dall'anno scorso, poi non è stato possibile, abbiamo trovato le risorse per affrontare questo problema, ovviamente risorse non sufficienti, però è un primo passo per cercare di dare sicurezza a questi tratti stradali. Il piano per la prima volta è un piano che è, diciamo, programmato, che interessa 43 frazioni, ovviamente, ripeto, come ho detto prima, risorse non sono sufficienti, ma sicuramente è un primo passo per cercare di dare risposte, attenzione, la giusta attenzione alle frazioni del nostro territorio. Diciamo, interventi più importanti riguardano sicuramente la strada di Cavuccio, Valle Soprano, Valle San Giovanni, Sciusciano, Sardinara, Orciano, adesso magari dimentico qualcuno, però come avete visto, ma tra l'altro Galeotti, perché poi stiamo parlando di 1 milione di euro di investimenti complessivo per le frazioni, abbiamo diviso in 4 zone il territorio frazionale proprio per cercare di snellire l'intervento e di fare in modo che contemporaneamente partano 4 imprese nell'esecuzione del lavoro. Questo significa che, augurandoci che i lavori possano iniziare dal 20 di settembre in poi, possiamo in tempi celeri chiudere il percorso lavorativo e quindi portare a termine il lavoro prima dell'inverno. Tra l'altro saranno installate 48 telecamere, interesseranno tutta la città e alcune telecamere anche nelle frazioni, saranno installate anche con l'atterrato a Piano d'Accio e a San Nicolò. Ovviamente 48 telecamere sono tante, saranno controllate e collegate sia con la Polizia Municipale ma anche con le forze dell'ordine in generale. I commercianti pescaresi protestano per la chiusura delle strade che avverrà domani per lo svolgimento del trofeo Matteotti, l'importante iniziativa sportiva del mondo del ciclismo. Un sabato in pieno periodo di saldi che rischia di diventare però un flop per le attività commerciali. Tauci, ultimo sabato di agosto, siamo in pieno periodo di saldi, domani ci sarà il trofeo Matteotti di ciclismo a Pescara, diverse strade saranno chiuse al traffico per buona parte della giornata, i commercianti sono arrabbiati per questo. Sì, nonostante che insomma, siamo felici che si faccia anche quest'anno il trofeo Matteotti, ma pensavamo e sapevamo che tutto venisse svolto di domenica. Questa condizione di fatti brucia l'ultimo sabato di agosto dei saldi, poi verrà tutto settembre ancora di saldi, però era un sabato importante per quanto riguarda anche i turisti presenti nel territorio, quindi una chiusura delle strade penalizzerà tutto il commercio di Pescara ma anche quello di Montesilvano. Avete parlato anche con l'assessore del comune di Pescara, con l'amministrazione comunale, ma d'altronde la data era stata però già decisa. No, assolutamente non c'era nulla da poter decidere adesso, non eravamo messi al corrente e insomma questo anche per il futuro deve essere un metodo da cambiare, perché chiudere una strada è così importante, devono essere fatte anche in accordo con le associazioni di categoria. L'occasione però è propizia anche per parlare proprio di questo periodo molto lungo dei saldi estivi, come stanno andando gli affari, Tauci? Purtroppo male, il saldo dopo un Covid, dopo tante preoccupazioni da parte del consumatore, non è partito come doveva e quindi è naturale che questo sabato era un'occasione in più, visto che il commercio di via vive del sabato e non della domenica come centri commerciali, un'occasione in più per poter fare qualche economia e reggere questo scossone importante che purtroppo produrrà a breve riduzione di posti di lavoro e chiusure importanti in termini di numeri di attività commerciale.
E siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, andiamo allora in Serie B dove si attende l'ufficialità per il ritorno di Massimo Oddo sulla panchina del Pescara nel primo pomeriggio, un nuovo incontro fra le parti. E si lavora intanto anche sul fronte societario con alcune cordate di imprenditori che sarebbero interessate a rilevare il Pescara. Manca solo l'ufficialità per il ritorno di Massimo Oddo sulla panchina del Pescara a distanza di 4 anni. Il tecnico 44enne si è incontrato nel primo pomeriggio di oggi negli uffici della società abruzzese con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani per rimodulare ulteriormente alcuni dettagli del contratto. Ad ore attesa la fumata bianca che dovrebbe così chiudere un tira e molla che dura ormai da diversi giorni. I colloqui con i tecnici che erano stati individuati per guidare la formazione abruzzese nel prossimo campionato cadetto sono stati ritardati nelle ultime settimane anche da alcune trattative che i dirigenti abruzzesi stanno portando avanti da alcuni giorni con almeno 3 cordate di imprenditori che avrebbero mostrato interesse ad un eventuale ingresso in società, anche rilevando la maggioranza delle quote azionarie del sodalizio abruzzese. In tal senso nei prossimi giorni potrebbero esserci novità. L'unica certezza al momento riguarda l'avvio del ritiro precampionato dei biancazzurri, che si raduneranno domani per gli accertamenti sanitari e per le prime sedute atletiche al Delfino Training Center di Marina di Città Sant'Angelo, ore decisive per il Pescara con l'apertura ufficiale del calciomercato prevista per il 1° settembre e dunque ormai alle porte. Mentre in casa Teramo questo pomeriggio presentazione alla stampa per il tecnico Massimo Paci, che lavora da quasi una settimana su una squadra che però attende ancora di capire sul mercato quali saranno gli arrivi e le partenze. Mercato ancora in stand-by, ma con una preparazione che prosegue. Il Teramo oggi presenta Massimo Paci, che già da una settimana, poco meno, lavora con la squadra biancorossa, in attesa che le trattative subiscano un'accelerazione. Ma non è affatto semplice, perché prima si attendono offerte per i giocatori che non sono ritenuti centrali nel progetto tecnico come lo erano un anno fa. Mentre per altri ci potrebbe essere una seconda chance, quella del rilancio. Come ad esempio per Riccardo Martignago, l'ex Alessandria, appena tornato dal prestito in Piemonte, potrebbe restare alla corte di Paci per provare a riscattare una prima parte di stagione, quella in biancorosso, con più ombre che luci. Discorso simile a quello di Pietro Cianci, che invece aveva scelto Carpi a gennaio come destinazione, ma sempre in prestito. Il tris completato da Pinzauti, che in gare ufficiali col Teramo non aveva mai giocato, rende il reparto avanzato del Diavolo competitivo, visto che vede la presenza anche del giovane Birligea e di Minelli. Anche l'ex fiorentina ha avuto parecchi problemi nella sua prima annata in Abruzzo, condizionata spesso da qualche infortunio di troppo che ne ha limitato la possibilità di utilizzo. Ma Minelli ha fatto vedere che quando ritrova la migliore condizione può essere una pedina importante nello scacchiere biancorosso. Il vero ingorgo però è in mezzo al campo ed è lì che il Teramo aspetta offerte che possano rimpinguare le casse societarie. Poco dopo la fine della stagione erano Arrigoni e Costa Ferreira i principali indiziati a fare le valigie, ma all'epoca c'era ancora Di Mascio sulla panchina della prima squadra e soprattutto c'era la sensazione che in molti si sarebbero iscritti alla corsa per portarseli a casa. Non che manchino gli estimatori, ci mancherebbe, ma le cifre richieste dal Diavolo in molti, praticamente tutti, si sono tirati indietro, esattamente come ha fatto l'Avellino con Mungo quando ha sentito la richiesta di 100.000 euro per lasciarlo partire. Bombaggi è un punto fermo e non si tocca, Santoro e Viero servono perché gli under saranno imprescindibili nella costruzione dell'organico e per fare minutaggio. E allora ecco che saranno altri coloro destinati a partire qualora dovessero arrivare interessamenti concreti. Intanto c'è stata la conferma da parte della Lega Pro della divisione dello stivale per la composizione dei gironi. Tutto invariato e dunque 2 gironi di centro-nord, uno sostanzialmente che guarda sul versante tirrenico, quello A, e un altro che si affaccia sul versante adriatico, quello B, ma fino ad una determinata latitudine, che non dovrebbe essere quella della regione Abruzzo, col Teramo che infatti dovrebbe essere inserito nuovamente nel raggruppamento C, nel quale, oltre alle retrocesse, non figura più la Sicula Leonzio, che ha alzato bandiera bianca, e dove si attende di capire chi tra Bitonto e Foggia sarà i nastri di partenza. Venerdì pomeriggio invece vernissage a Castel di Sangro contro il Napoli di Gattuso, prima uscita del Diavolo che 2 giorni dopo dovrebbe replicare al Bonolis contro la Primavera della Roma. E questa era l'ultima notizia, tutti quanti i servizi sono on demand sul canale YouTube della nostra emittente e sul sito www.tv6.it. L'informazione torna alle 23, grazie per averci seguito e una buona serata.